conseguenze e consigli per chi dice «Son fatto così». «Son fatto così» è una frase spesso usata nelle relazioni per giustificare comportamenti o tratti di personalità immutabili. Questo modo di esprimersi può sembrare innocuo, ma rivela molto sul modo in cui una persona vede se stessa e le sue capacità di cambiamento. Dire «son fatto così» nei vari contesti può implicare un rifiuto alla riflessione o al cambiamento. Che si tratti di una discussione amichevole o di un confronto lavorativo, questa espressione tende a chiudere ogni possibilità di dialogo aperto e costruttivo. Quando qualcuno utilizza questa espressione durante una conversazione, spesso blocca il dialogo e impedisce l'avanzamento verso una comprensione reciproca. È come erigere un muro invisibile che separa la persona dal resto del gruppo, limitando la comunicazione efficace. Nelle relazioni amorose, «son fatto così» può essere un segnale di resistenza al cambiamento. Questo atteggiamento può diventare problematico quando impedisce l'adattamento alle esigenze e alle crescite reciproche, essenziali per una relazione sana e duratura. Dietro l'uso frequente di «son fatto così» si possono nascondere insicurezze o una bassa autostima. Chi si esprime così potrebbe temere il giudizio altrui o sentirsi incapace di migliorare, usando la frase come scudo per proteggersi da critiche o aspettative. Quando qualcuno afferma «son fatto così», spesso utilizza questa frase come uno scudo per difendersi o come un'arma per imporre la propria immutabilità nelle relazioni. Questo atteggiamento crea una dinamica di potere, dove la persona si sottrae alla responsabilità di cambiare o adattarsi, influenzando negativamente gli equilibri interpersonali. L'uso frequente di «son fatto così» può rappresentare una limitazione autoimposta nello sviluppo personale. Questa espressione tende a chiudere la porta all'automiglioramento, poiché suggerisce una staticità del carattere e delle capacità che ostacola l'apprendimento e la crescita. Nel contesto lavorativo, dire «son fatto così» può essere una giustificazione per evitare responsabilità o per non adattarsi a nuove metodologie di lavoro. Questo atteggiamento può creare tensioni nel team e ridurre l'efficacia collaborativa, poiché preclude la possibilità di evoluzione professionale e personale. L'ostinazione nel mantenere un atteggiamento di chiusura verso la crescita personale può impedire l'acquisizione di nuove competenze e conoscenze. Chi si rifugia dietro a «son fatto così» spesso evita di confrontarsi con sfide che potrebbero portare a significativi sviluppi personali. Analizzando i tratti comportamentali di chi usa spesso la frase «son fatto così», si nota una tendenza alla rigidità e alla resistenza al cambiamento. Questo può derivare da insicurezze o da una mancanza di fiducia nelle proprie capacità di adattamento e miglioramento. Le relazioni familiari possono subire tensioni significative quando un membro adotta un atteggiamento di inamovibilità espresso con il «son fatto così». Questo può portare a conflitti irrisolti, mancanza di comprensione reciproca e un ambiente familiare carico di frustrazioni. Chi interagisce con persone che frequentemente si rifugiano dietro la frase «son fatto così» può beneficiare dall'adottare tecniche di comunicazione più efficaci. Ascolto attivo, empatia e l'uso di domande aperte possono aiutare a creare un dialogo più aperto e meno difensivo. L'autoconsapevolezza è fondamentale per chi si esprime con «son fatto così». Riconoscere i propri comportamenti limitanti è il primo passo per iniziare un percorso di cambiamento personale, che può portare a relazioni più soddisfacenti e a una maggiore crescita personale. Ricevere feedback può essere difficile, ma è essenziale per chi tende a giustificarsi con «son fatto così». Imparare a accogliere le critiche costruttive può aprire la porta a miglioramenti significativi nel modo di interagire con gli altri. A volte, il supporto psicologico può essere necessario per coloro che usano spesso «son fatto così» come scusa. Un terapeuta può aiutare a esplorare le radici di questa resistenza al cambiamento e a lavorare per superare le barriere che limitano la crescita personale.
Gli esercizi di riflessione personale sono fondamentali per chi si nasconde dietro al motto «Son fatto così». Attraverso la meditazione, la scrittura di un diario o la terapia artistica si può iniziare a esplorare le proprie emozioni e comportamenti limitanti. L'educazione e l'ambiente giocano un ruolo cruciale nel modellare l'uso della frase «son fatto così». Riconoscere l'influenza di questi fattori può aiutare a comprendere le radici del proprio comportamento e ad aprire la porta a possibili cambiamenti. Per chi si rifugia spesso dietro queste parole, è importante intraprendere un percorso di crescita personale. Questo può includere la lettura di libri di sviluppo personale, la partecipazione a workshop o seminari e la ricerca di un mentore o coach. Le storie di successo di persone che hanno superato la barriera del «son fatto così» possono ispirare e motivare gli altri. Condividere queste esperienze può dimostrare che il cambiamento è possibile e può essere un catalizzatore per altri. La resilienza è essenziale per affrontare e superare le sfide imposte da un atteggiamento inflessibile. Sviluppare la capacità di adattarsi e rispondere positivamente alle difficoltà può trasformare non solo le relazioni personali, ma anche quelle professionali. Cambiare è spesso visto come un processo arduo, ma è essenziale per costruire relazioni sane e durature. Accettare di modificare alcuni aspetti di noi stessi può portare a una maggiore comprensione reciproca e a una convivenza più armoniosa. L'apertura al cambiamento non solo migliora le relazioni interpersonali, ma arricchisce anche la nostra esperienza di vita. In conclusione, riconoscere e sfidare l'affermazione «son fatto così» è fondamentale per il proprio sviluppo personale. Attraverso l'autoanalisi e l'accettazione di feedback costruttivi, possiamo superare limitazioni autoimposte e crescere. Invitiamo quindi tutti a riflettere su come questo cambiamento possa essere non solo possibile, ma anche arricchente.